Ed eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo su Far Cry 4. Pronti per continuare la storia di Ajay Gal. E abbiamo qui una bella cosa da fare. O la missione di Amita o la missione di Sabal. Io direi di farci amica la gnocchina e vedere che cavolo vuole. Proviamo a vedere. Tanto dovrò farle tutte e due, mi sembra. Sabal dice sempre che non dovrei farlo. Ti sto solo insegnando a proteggerti. Ah, il turista. Sono Amita. Lei è Badra. Badra, Ciao. ciao. Continui. Senti, ho reagito male prima. Siamo in guerra. Continuiamo a perdere soldati, il lavoro si accumula. C'è qualcosa che posso fare? Non sono un soldato, ma voglio aiutare. Sì, certo. C'è una fattoria non lontano da qui. È di Canaan, ma lei è vecchia e serve aiuto con qualche animale. Le pelli ci servono intatte, quindi usa questo. Badr, cosa stai? Tienilo bene. Ma l'arco ce l'ho già. Bene. La tana dei lupi. Va che è? Villa. Eccola qua. Ok. Scuoiamo. E mi faccio curare. Ok. No. Allora. Ok, tana distrutta. Ora torniamo indietro. Aspettate. C'è il coso lì, mi sembra. Boia, oh. Tu da dove cavolo sei saltato fuori? Caffrega. Ok. Oh.
Ah, no, pieno, entriamo. Wow! Fatto. Ehi. Badra, come va? Bene. Io ho portato queste pelli, ho pensato che potessero tornare utili. Sono ottimi, Ajay. Però le puoi tenere. Lei ne ha già abbastanza per i suoi tank. Scusa, Tanga cosa? Questo è sulla vita di un santo, quello è sul demone Yalang, quello è sulla dea Kira e l'altro è su Badra. La prossima Tarun Matara. Tarun Matara è una dea in terra, se credi a Sabal. Non è vita la sua, viene trattata come un oggetto, una cosa. Grazie per l'aiuto. Dopo ti farò vedere come farne buon uso. Ok. Abbiamo completato la nostra prima missione, ragazzi. Ottimo, no? Allora, io direi, andiamo qua sul nostro bel fai da te e ci creiamo la nostra bella fondina. Ok. E adesso come adesso ce ne torniamo al villaggio. Ci vediamo là. Eccoci qui da Sabal. Che sta Ah, madonna, sta morendo questo. Cosa gli è successo? È caduto. Pagan inonda l'etere e ci tocca sopportare questa roba. Non se ne può più. L'ho mandato sulla vecchia torre. Su, ai trasmettitori, per cercare di deviare il segnale. Solo che... Io lo so fare. Così mi piaci, fratello. Non c'è nessuno di guardia, ma è una scalata difficile. Promettimi di non cadere. Promesso. Sicuro. Ottimo. Certo che Sabal ci dà le missioni proprio belle pericolose, belle gagliarde, eh. Dobbiamo arrivare a quella torre lì. Olè, facciamo Tarzan. Oh, quello è un misero passante. Sganciati. Wow. Ma anche non ci doveva essere nessuno di guardia. Sono io che sparo. Beh, avevano detto che non ci sarebbe dovuto essere nessuno di guardia. Ok, qua devo conquistare le torri praticamente. L'unico modo per andare su, eh?
pensavo. Oh. No! Ok. Come salgo poi, siccome qua non posso. Ah, così. Ok. Olle. Olle. Ok. Distortiamo il segnale. Olle, torre liberata. Oh. Luogo scoperto, casa del vecchio Isha. Rifugio di Kira. Oh. Abbiamo un po' di animali qua, da. Ottimo, ottimo, la mappa si è allungata. Abilità. Ottieni un'unità salute aggiuntiva per un totale di 3. Vuoi molto più rapidamente con il saldatore e la fotocamera. Ok, non mi interessa. Allora, andiamo così. Prendiamo questa che almeno così ho più vita. Perfetto ragazzi, abbiamo completato anche la missione di Sabal. Perfetto. E direi che possiamo tornarcene alla base. Olle. Spostamento rapido. Ok, sono Sabal. Bel lavoro con la torre, fratello. Stiamo trasmettendo su quella frequenza per portare la verità al popolo. Quando hai un attimo, vai da Longinus. È un amico del sentiero d'oro e ti sarà grato se ci aiuti. Longinus. Venditore d'armi e prete. Non è del tutto sano, ma se vuoi armi è il tuo uomo. Aggiorno la mappa. Ok ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto. Abbiamo fatto entrambe le missioni dei due, diciamo, capi del Kirat. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima. Ciao belli.